Cominciamo adesso con un messaggio che vogliamo leggere da parte di Sabrina, Sabrina. che sta suggerendo un miglioramento per le nostre dirette. Chiede un miglioramento. Sì, ci dà una idea su come migliorare e ci spiega anche perché. Mandate idee, ragazzi, che qua servono. So, Angie's asking, send idea how can improve our radio. Va a little bit. Allora, Ready? It has to do ready. with you, John. So, Oh, really? Oh, yes. she's sending a testimony talking about you. You're in the picture. Do I need to translate for him? You can. If I understand, then Ah, no. ok, sorry. So, Sabrina scrive: Buongiorno, cari fratelli. Vi scrivo per fare i complimenti a John. A little slower, I can't really understand. So, from Sabrina as a sister, she sends compliments to you. I translate the main Ok, points, ok? ok, Anche ok. i fratelli ci hanno detto che gli piace quando parliamo in inglese perché così imparano l'inglese, specialmente i bambini, i ragazzi. E così cercheremo di fare qualche traduzione in più per ispirare i fratellini che vogliono imparare inglese a, come dire, abituarsi, masticarlo, eccetera. Andiamo, let's go. Allora, vi scrivo per fare i complimenti a John. Bravissimo, spiega davvero bene. Per me hai il dono del predicatore. You have a gift of preaching the gospel and you explain the Bible very well. I miei bambini ascoltano sempre Padre Giuseppe, però qualche volta sbuffano ancora. See, my children they follow Father Giuseppe, but sometimes they don't understand. They say, "Oh, what's going on?" Ma quando sentono la voce di John, si fermano e ascoltano con attenzione. But when they hear the voice of John, they stop everything and listen with much attention. E oltre al messaggio che vuole divulgare, i miei bambini si fanno un corso accelerato di inglese. Evviva! So, besides listening to the message, godly message, my children also is deriving on a crash course in English. Wow. Io vorrei chiedervi di prendere seriamente in considerazione di lasciare uno spazio iniziale a John. So I would like to suggest if you can leave a little space to John when you start your TV, radio program. I said the TV program. Con semplici messaggi legati a un versetto, come avete fatto, perché l'apprendimento tra pari avviene in modo sempre più spontaneo. I'm giving little messages connected to the scriptures, like you usually do, because learning in between peers is very good. You are the same age they are. Grazie John. E Thank you, John. PS, ci piacerebbe sentire anche la voce della dolcissima Jasmine. Sarebbe davvero bello, anche perché sono ormai anni che vi ascoltiamo e fate parte della nostra famiglia. And we would also like to hear the voice of the super sweet Jasmine. Jasmine, are you around? Wow, it would be very beautiful because it's been many years that we listen to you and now you are part of our family. Is Jasmine around? I What don't is she? know, do you see her? You want to come and say something? Good morning, Jasmine. You are requested. Vieni, vieni, è nell'altra stanza che ci seguono. Abbiamo una stanza attigua dove ci seguono. Jasmine, God bless you. Praise the Lord. So the brethren are sending lots of love. What do you have to tell them? Some words of encouragement for them? Right. Grazie ragazzi, vi amo anch'io. Anything else here? Do you usually what would you like to tell our sweet brethren who follow? Like something about witnessing, about praying. You think was it difficult for you, Jasmine, to Come when here. you started? Just go over there. Okay. Abbiamo John è un pochettino diciamo sfacciato come me. Jasmine è molto delicata e riservata come la dolce mamma. Not at all. Dice non è vero. E allora perché? She understood you. Ma allora
You're in trouble. Scusa, non volevo offendere, ma allora perché non predichi, scusa? Why don't you preach something then? If you're not reserved. Well, I don't need to, you do enough. Dice, non ho bisogno di predicare perché lo fai tu. Ma guarda, John non ha problemi di competizione. Lui è, caro mio, chi si ferma è perduto. So anyway, what? You keep it on your mic. Yeah, I'm her competition. You are a competition? Yeah, dice che io sono la competizione di Jasmine. Dio ti benedica, Jasmine. Okay. God bless you. Okay, Jasmine, I love you so much. Well, whether you talk or not, translate please. Whether you talk or not, you're very sweet. Se parli o non parli, sei molto dolce. Amen. E ha compiuto 13 anni l'altro giorno. Dio ti benedica, Jasmine. You became 13. For sei, Jesus. Sei una teen. Sei una teen. In italiano, teen. Adolescente. Perché in inglese teen sarebbe da 13 until 19. Okay, da 13 okay. a 19 da 13 anni. A 19 si dice 13, 14, 15, 16, 17, oh, 18 and 19. Poi fa 20. Allora da 13, 13 fino a 19 finisce sempre con teen. Uh-huh. Per questo che in inglese si dice teens. Uh-huh. In italiano si tradurrebbe adolescenti. Oh sì. Gloria a Dio. Sì, sì. Ecco la mia dolce moglie, la che si nasconde nella stanza attigua. Allora, Deborah. Ciao. Vieni, dimostra a tutti che non sei timida. Show everybody you're not. Ciao, so. Ciao a tutti, come state? Hai preparato una bella predica per oggi? Oh no. Hai preparato un messaggio da, come dire, scuotere un po' del mondo? No, but I want to tell them that I love them. All right. Deborah e Jasmine fanno una coppia bellissima, grazie Signore. So Jasmine è grande, grazie Signore, è grande. Per 13 anni è... ragazza molto alta, direi. She's as tall as me. Dice, è tanto alta quanto Dora. Sì, sì, sì. Grazie, signora. Più o meno come Dora. Grazie, Gesù. Bene. Va bene, allora, cosa faccio? Tengo Deborah qui o la lascio libera? Devi dare il microfono a John. E quella è la richiesta di Sabrina e i figli. Allora, John, Deborah, grazie comunque. Yes. I love you. It's your turn. A lot. Allora, senti, sei... Four. Sei in pista, Giovanni. John, are you ready to enter the arena? Yes. You know the movie The Gladiator? Yeah. Ecco. Mm-hmm. Allora devo ispirare un po' John. Ha detto, sei pronto ad entrare nell'arena? Ti ricordi il film Gladiatore quando entrava nell'arena? You speak Italian, I can speak in English. Allora io vado in italiano, tranquillo. Allora, John. Yes. Where do we go to? We go to some Bible class, Bible teaching? Sì, yeah. Io direi la conversazione forse facciamola magari un po' profetica, va bene? Così che mentre qualcuno impara l'inglese, qualcun altro impara le profezie. Cosa ne dite voi? So we can make the conversation a little prophetic. So while some people learn English, others will learn the prophecy. Is that okay, John? Sure. Yeah, questo è quello che parlavamo anche prima, no? Allora, com'era la situazione qua? Chi leggeva la Bibbia? So he reads in English. Sì, ma chi è il narratore? That's Dora. Che è Dora? Yes, allora yes. Tu sei la narratrice. Sì, posso leggere in italiano. The narrator. Attacchiamo dall'Apocalisse 13:1. Va bene, allora narratrice, sei pronta in pista? Sì. Allora you are on. Del microfono. Revelation 13:1. Scusate, in italiano. Apocalisse 13:1. Quindi abbiamo qui John che predicherà oggi. E poi qualche fratellino, specialmente i giovani, praticheranno, masticheranno un po' di inglese. E terzo, insegneremo un po' di profezie. Ok, va bene? Let's go. Va bene, allora... Che Dio ci aiuti. Amen. Andiamo. Inglese o italiano primo? Dio ci aiuta, ma speriamo che noi aiutiamo Dio. Cioè che almeno gli facciamo onore. Vado in italiano o lui in inglese? Angela, cosa facciamo? Lei cosa legge? John, always John first, always John first. English, in inglese, go, poi yes. Lei va in italiano? Yes, yes. E quindi dobbiamo organizzare il circo equestre, ragazzi, è mica così semplice la storia. Allora, John, first in English. Okay. Revelation 13:1. And I stood upon the sand of the sea, and I saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns, and upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. Wow, ok. Apocalisse 13:1. Sì. E si fermò sulla riva del mare.
Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste. Sulle corna 10 diademi e sulle teste nomi blasfemi. Wow, alleluia, there's a lot. In italiano, qui c'è molto, ragazzi. Qui ci sarebbe da... Are you gonna ask me questions? Allora... allora, mi chiedi le domande o no? Ah, non sono io che predico oggi. It's not daddy who preaches today, you're right. No, you... ok, fine. Allora, adesso faremo delle domande, farò delle domande a John e lui mi risponde. Però vorrei che rispondessero anche i bambini che seguono. So now we're gonna put some questions to John and he will answer, but I wish also the children who follow will answer. Sì, che loro già hanno ascoltato forse queste cose di già. Children who already listened maybe to these messages. Però anche i bambini spirituali, cioè le persone adulte che magari diciamo non hanno fatto corso biblico e allora... But also old, like... adults who maybe didn't do the Bible course. Gli adulti che sono bambini spirituali. The adults who are baby children in the spirit. Va bene, e noi che siamo un pochettino più veterani nella parola insegniamo. And are you gonna ask questions? Calmi, giusto un poco di pazienza. Mi chiedi le domande o no? Il cavallo scalpita. E lì con il microfono, lì c'è il suo microfono attaccato intorno al collo. He's more serious. Attrezzato lui. E ha voluto il suo microfono, mica gli interessa che gli passa il mio nonno, vuole il suo. Yes, yes. Va bene? Allora, un po' di little patience, un po' di pazienza. Caspiterina. No, don't go to sleep. Like, lui ha messo la testa sulla Bibbia per dormire, come dire, papà, tu mi metti a dormire così. Va bene? È che lui è molto infuocato, questo ragazzo. Si tiene tutti questions in preghiera. Yes! Allora... Apocalisse 13:1 abbiamo già letto, leggilo di nuovo perché Giovanni ha parlato troppo. Apocalisse 13:1. E si fermò sulla riva del mare. Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste. Sulle corna 10 diademi e sulle teste nomi blasfemi. Allora, praticamente innanzitutto Giovanni. Yes. Prima domanda. First question. Va bene. Se l'indovini ti do un cioccolatino. If you guess it, you get a little chocolate. Okay, fine. Se sbagli lo mangio io. If you make a mistake, daddy will eat it. Cioè, se sbagli te lo togliamo. If you make a wrong answer, then daddy will take a chocolate se away. Se l'indovini guadagni un cioccolatino. If you do give the right answer, you gain a chocolate. Ok. Poi la prossima domanda. And then the next question. Puoi raddoppiare. You can double it. Quindi facciamo come lascio la doppia, c'era un programma. Quando arrivi, per esempio, che so, a 5 cioccolatini, la domanda è da 5 cioccolati. So se la sbagli, perdi tutto. When you arrive to have 5 little chocolates, we can double the number. Like if you answer right to a question, you get 10. If you answer wrong, we take away all 5. Zero. Capito come è la storia? Allora, andiamo? Sì. Allora, per un cioccolatino, Giovanni, chi è che fa il notaio qua? Tu, il notaio. Ma quale notaio? Il giudice. Serve anche. Con l'imbroglio. Cioè, the allora, judge is Gloria. Ma complicati che vuoi fare che la giudice? Sì, va bene. Allora, se qualcuno... Qui facciamo di tutto. Somebody, da DJ, da giudice. Se qualcuno... Il ragazzo fa viventi. No, se qualcuno cuoco. Bara, perché qui... Capito? Qui facciamo dei giochi in comunità. E qui c'è qualcuno che bara, capito? Mica sono troppo santarellini, qua barano anche. Allora, pronti? Sì, sì, sì. Allora, per un cioccolatino, la domanda, Giovanni. So the question for a chocolate. Allora, questa bestia esce dal mare. There is a beast here that comes out of the sea. Allora, innanzitutto, la bestia chi è? Who's the beast? Antichrist. L'anticristo. L'anticristo. Ecco, e esce dal mare. And it comes out from the sea. E allora, la domanda è questa. Per un cioccolatino. The question is, cos'è il mare? What is the sea? The people. The people? Perfetto. Dice la gente. Esatto. Infatti, sai anche la referenza? Do you know where it says that in the Bible? No. Te la do io. No. Te la do io. Apocalisse, ti aiuto, questo si può fare. Signora giudice, va bene questa? Sì, va bene. Giudice. Allora, la referenza è Apocalisse 17:15. It's in Revelation 17:15. Dice che le acque sono i popoli. It says okay. The waters are people and nations.
popoli, nazioni, lingue, tribù, le acque. Quindi sta dicendo qui che l'anticristo verrà dai popoli. So it says the Antichrist will come from the people. Come Hitler che è venuto dai popoli. Like Hitler came from the people. Stalin è venuto dal popolo. Also Stalin. Mao Zedong. Also Mao Zedong. Dal popolo. They came from the people. Quindi l'anticristo seguirà questa falsa riga, questo esempio. And l'antichrist will follow the sample. Ok, va bene, va bene. Allora, c'è, giudice, un cioccolatino qua. Già fatto. Allora, you got one chocolate. Ok. Allora, poi vidi salire dal mare una bestia che ha 10 corna e 7 teste. Per un cioccolatino, cosa sono le 7 teste? So the beast here has 7 heads. What are they? They're 7 nations. The seven heads? No. Le sette teste sono 7 nazioni. No, sbagliato. Wait a minute. Ok, queste sono... Aspetta, ha detto aspetta un minuto, sta pensando. Vabbè, 5 secondi di grazia, ma non di più. 5 seconds. No, qui non crediamo alla super grazia. That's all the grace. We don't believe in super grace. Hai capito, qui crediamo... Poi vince il cioccolato, ma lo perdi anche. You can win a chocolate, but you also allora, lose it. Va bene, il tempo è scaduto, giudice. Yeah, time off. There are nations. The seven heads are nations. Oh yes, of course, I remember. Debbie, take this over there. Yeah, one second. Che dagli al giudice la campana. La campana tu suona quando il tempo è scaduto, giudice. They are world empires. Oh! Allora, giudice. Le sette teste ha detto sono 7 imperi mondiali. Giudice, l'accettiamo o la Sì, sì, se sì, no, sì, perché senza, non ho suonato la campana. Senza guarda. Cioccolati rimane questo. L'accettiamo. Allora sì, accettato, giudice. Sì, accettato. Io va bene, accepted. Allora now you can ring to the next. Andiamo, you can say we go to the next. Andiamo al prossimo. Allora, il giudice quanti cioccolati ha? 2. 2 cioccolati. You have 2 chocolates. Mm. Qui siamo molti, poi se sono troppi, condividiamo se sono troppi. If you get too many, you share with everybody here. Comunque sono cioccolatini piccolini, eh. Tra l'altro li fa mia moglie in casa, lei che li, che fuori costano un po' troppo, li costruisce lei. Allora, quindi abbiamo scoperto che... Le sette teste sono sette imperi. The seven heads are 7 empires. Va bene, yes? Questo lo dice, dove lo dice questo? Where does it say mi that? Chiederanno il fratello, dice in Apocalisse 17, Revelation 17, che dice che c'è una donna, there is a woman, va bene, che diciamo seduta su un dragone, that's seated on a dragon. Va bene, e le sette teste sono anche 7 monti, and the 7 heads are 7 mountains, sono anche 7 re, also 7 kings, va bene. E dice 5 vabbè, questa è un'altra storia. And that's a long story. Questo quando arriviamo là. Allora, 7 teste, allora sono 7 imperi mondiali. Allora, per 2 cioccolatini, for 2 little chocolates, quali sono questi imperi mondiali? Which are the 7 world empires? Allora, 1. There's Egypt. Egitto. 2. Assyria. Giusto. 3. Babylon. Giusto. 4. Greece. Babylon, no, sbagliato. Oh, wait a minute. Quanti secondi di grazia, giudice? Medo-Persia. Medo-Persia, yes, giusto. Allora, poi 5 Grecia e poi dice la profezia che 5 sono caduti, uno è, dice Apocalisse 17, uno è, qual era l'impero mondiale che quando questa profezia fu data nel 96 dopo Cristo, che 5 imperi erano caduti e c'era un impero che rimaneva? Which was the world empire that was in power when this prophecy was given? Rome. Roma, yes, giusto. That's right, that's e questo è l'impero numero? And that's number? 6. 6, perfetto. Very good, very good. Perfetto. Però il dragone c'ha 7 teste. But the dragon has 7 heads. Allora, quanti cioccolati c'ha, giudice? He has 4. Allora, ha 4 cioccolatini. Allora vediamo che il giudice se ne va. È una chiamata Skype. Il giudice se ne andrà, ci abbandoni, giudice. Allora, Angela, mettiti sulla breccia lì e sì. fai il giudice. Sì, sì, sì. So va bene, a meno che do you want Deborah to be the judge? She can. Deborah, you want to be the judge o Jasmine? I have my hands full, she can. You want to be the judge? Jasmine viene a fare la giudice. So okay, you can stand by the table over there, pen and paper. How many chocolates does he have? 4. Allora, 4 cioccolate, attenzione che lui può imbrogliare. 4. Sì, mi dimentico. I'm brilliant. No, non sei potete imbrogliare, dice. Ah, papà ha detto che sono brillante. Non brillante. No, imbroglione, cheating. Uh-huh.
You're a cheater. How am I a cheater? No, I said to make sure he doesn't cheat. I'm not cheating. Dice, non sto sbagliando. Dice, non sto sbagliando. Ma no, si fa per scherzare. Però a volte... He's joking. Vabbè. Allora, dove eravamo, Angela? Eravamo alle 7 imperi mondiali. Sì, anche, allora per... quanti cioccolatini già? 4. Allora, qui la prossima domanda per 4 cioccolatini. Allora, ti arrendi o andiamo avanti? Did you surrender or we keep going? Keep going. Ok, andiamo avanti. Ok. Allora, se vinci sono 8 cioccolati. If you win it's gonna allora, be 8 chocolates. Abbiamo yeah, capito now che we double it. Le 7 teste sono Egitto, Assiria, Babilonia, Medo Persia, Grecia e Roma. Sono 6, però le teste sono 7. We understood which are the 6 heads. But there are 7 all in okay, all. Ok, allora yes. Per 4 cioccolatini. For 4 little chocolates. Diciamo, that's easy. Diciamo per 8 cioccolatini so, totale. For 8 all in all. Total. Allora, la settima testa. The seventh head. Va bene, cosa rappresenta? What does it represent? The Antichrist. L'Anticristo? Wow, esatto, ring. Oh. Quando suona la campana vuol dire che è stata giusta. When this rings, it means you got it right. La settima testa rappresenta il settimo impero mondiale. The seventh head represents the seventh world empire. Now, everything we studied so far, do you want to give a little resume in a couple of words? People like to hear from you. Whatever. Not exactly, because how am I supposed to say and what am I supposed to say? Do you want to explain anything? Until here, make an explanation of what we said until here. So the Antichrist comes from the sea. It has 7 heads, it represents the 7 world empire. The 7th is the Antichrist. You want to say something about it? How about we read the second scripture? We read, okay, we keep reading that. Leggiamo la seconda scrittura. Okay. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and mouth as the mouth of a lion, and the dragon gave his power, and his seat, and great authority. Italiano. La bestia che io vidi era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come quelli dell'orso e la bocca come quella del leone. Il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e una grande autorità. Wow. E allora, benissimo, è tornata la giudice Dora, bravissima. Quindi la bestia era simile a un leopardo, i piedi come quella dell'orso, la bocca come un leone e il dragone le diede la sua potenza. Allora, what? I'm repeating the scripture. Allora, qui dice, il dragone gli dà la sua potenza. So it says that the dragon gave its power to the beast. Il suo trono. Gave its throne. E grande autorità. And a great authority. Allora, per 3 cioccolatini. For 3 little chocolates. Ok, perché questa dice 3 cioccolatini. chi è il dragone? Who is the dragon? The devil. Wow. The devil. Giudice, quanto abbiamo? How many chocolates does he have? 3 more. Count. 12. 3 more. 11. But now I got 12. 11. Can you check on her? 3 chocolates plus 8. Allora, 8 più 3, andiamo a 11. Yeah, 12. So 11. You need to write right away. Ok, 11 yeah. Cioccolatini. You need to give one at a time. You give 3 at a time. It's too much. Troppi, sto dando. No, you should give 10 at a time. ma poi facciamo una scommessa d'azzardo se li gioca tutti. Allora, in the end we can play all the chocolates for one question. Allora, no. allora. I don't think I want to work that much to lose everything. Non vuole lavorare tanto e perdere troppo tutto in una domanda. When I see you want to double, you say no, thank you, I'll take mine only. Dice, impacchetto i miei cioccolati e me ne vado. Dice, allora, sentite qua, siamo arrivati. I'll make a suggestion to you. After I get all the chocolates at the end, then we can switch it to an ice cream. Dice, fammi impacchettare i cioccolati e scommettiamo da zero quei gelati. E te l'ho detto che lui è dritto questo qua. Oh boy. Allora, pronti qua? Ma guarda, io ti ho già detto, i cioccolati sono tanti, li condividi con tutti, non è che te li mangi tutti tu, perché dopo non è buono per I can't salute. Eat 100 chocolates. As he said at the end, you share with everybody. Yeah, no, ma non ci arrivi a 100, perché qua ogni tanto, quando appena ne sbagli una, torni a zero. But you won't get to reach 100, because as soon as you make one mistake, you lose them all. Sì. Yeah, funny. Adesso se sbagliavi I'm not so sure I'm gonna lose. Adesso se sbagliavi questa di 3, da 8 andavi a 5. Yes, yes. If you would have made a mistake now from 8, you would have gone to 5. Ok, invece sei a 11. Allora, I'm 11. Allora, next. Domanda.
Perché la bestia, verso 2, è simile al leopardo, i piedi dell'orso, la bocca del leone? Why in verse 2 the beast is like a leopard, like a bear and like a lion? Questa è una domanda da quanto la facciamo? Da 5 o da tutti? Da tutti, sì, da tutti. Questa è una domanda da 11 cioccolatini. So this questa. Is a question for 11 little chocolates. Quindi se vinci vai a 22. If you win you get 22. Se perdi, if you lose, speriamo, you lose, vai a 0. Everything. Ok, fine. Sei pronto? Accetti? Giudice you pronto con la campana? Yes. Se indovina, puoi suonare. Allora, piccoli errori sono accettabili, piccoli errori. Little mistakes are acceptable. Okay. Però le cose principali, si vince o si perde. Okay. Allora, perché questa bestia, l'anticristo, assomiglia al leopardo, all'orso e a un leone? So why the beast is like a leopard, bear and lion? 22 cioccolatini. 22 chocolates. Okay, because the Middle Persia is a bear, Babylon is a lion and Greece is the leopard. Wow, perché la Medo Persia siamo rovinati, è simile ragazzi. A un orso, la Grecia è simile a un leopardo e la Babilonia al leone. Wow, siamo rovinati. Siamo rovinati. Cassiera, sei tu 22 rovinato. Cioccolatini. Ma veramente ci stai rovinando. Johnny, Dad is bankrupted. Dobbiamo. Allora, guarda, in effetti quello che sta citando John è appunto Daniele capitolo 7 all'inizio What? Del John capitolo. What John is quoting is Daniel 7, the beginning of the chapter. Va bene, dove appunto dice che la prima ci sono quattro bestie. There la prima beasts, è il leone, the first one is the lion, che è Babilonia. Babylon. Poi Daniele vide la seconda bestia che aveva la forma di un orso. Then Daniel saw the second beast as a bear. Con tre ribs, with tre costole in bocca. With three ribs in yeah, its that mouth. Was Syria was the bear, and then there was Middle Persia was the bear. Persia, and the three was Syria, Babylon, Greece. Was Egypt. Oh yeah, Egypt, Assyria, Egypt, and Babylon. And Assyria and Babylon. Very good. Quindi le tre costole nella bocca, John dice, erano i tre imperi precedenti, cioè precedenti Egitto, a Medo Persia, che Egitto, sono Assyria e Babilonia. Che era la prima Egitto, il secondo è Assyria. Assyria, il terzo è Babilonia. Quindi tre. Quindi l'orso che rappresenta la Medo Persia, che sarebbe il quarto impero, va bene. E c'ha in bocca tre costole che rappresentano i tre imperi passati prima di Medio Persia, che storicamente, questo si può vedere anche storicamente, Egitto, Assiria e Babilonia, che hanno preceduto Medo Persia. Wait a minute, can we go back to number one? I need to show you something here. Go ahead, I'm reading. It says that there were 10 horns, that means 10 horns, that means 10 nations. Okay. And then 10 crowns means that they were big nations, correct? Allora, John dice di tornare al versetto 1 dove dice ci sono 10 diademi. Le 10 diademi significa che queste 10 nazioni sono nazioni grandi, vero? No, sì, grandi, no, significa che sono regnanti. Sono nazioni indipendenti col proprio regno. It means that they are ruling, like they are independent they are on their own. Va bene, they don't depend on anybody. Sì, quindi hanno loro proprio indipendenza e regnano. They are ruling because they are independent. Però in Apocalisse 17, 12 a 14. But in Revelation 12, 14. No, no. Apocalisse 17. Sorry, Revelation 17. 14, from 12 to 14. Dice che queste 10 corna. It says that these 10 horns. Questi 10 regni, nazioni, these governi. These 10 nations. Daranno potere alla bestia. They will give power to the beast. Capisci? Questo è uguale a Daniele 7, quando l'undicesimo corno prende controllo delle 10 corna nazioni. As it's written also in Daniel 7, that the 11th little horn will take control of the nations. Però la tua domanda si è avvicinata moltissimo. For your question, yes, was very close. Quanti cioccolatini stiamo, giudice? How many little chocolates he has? 22. 22, ragazzi, whoa. qui qui sbanca la casa. Anyway, let's go back to 4. Vedere quante ne abbiamo però di cioccolati anche. Let's go back però to 4. Speriamo che perde. Qui mi fa una domanda difficile, voglio fare. No. Okay, let's I need go. To make a difficult question here. Okay, go ahead. Lui mi sfida, falla pure difficile. Insomma. No, poi andiamo a 40 cioccolati qua. Allora. Vabbè, andiamo avanti, verso 3. And I saw one of the heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed, and all the world wondered after the beast. I have the answer. Apocalisse 13:3. E vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita,
e tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia. Allora, domanda. Question. Domanda. Per quanti cioccolati c'ha questo? 22. C'ha 22 cioccolati? Allora. Per una for half a chocolate. No, put a question for 15 chocolates so he can be left with something. Allora, domanda da 15 cioccolati. Quindi se vinci va giudice. I won't do that for you, I will you. 37. Quindi se vinci vai a 37. Se perdi vai a 15 hai detto? Yes. Quante, a 7. 22 7. Meno 7. So if you win you get 37. If you lose you remain with 7. Ok, got it? Got it? Okay. Agreed? Yeah. Che questo è un po' difficile, non so se lo sai. Questo. This is a difficult question, I don't know if you know allora, it. I'm not so sure about that. Apocalisse 13:3, una delle sue teste è ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu guarita. I saw one of his heads wounded to death, and its deadly wound was healed. That's easy. Cosa significa what questo? What does it mean? Dice che è facile, lui dice. It was Rome. It was Rome, era la Roma. E perché è ferita? And why is it wounded to death? Because it got destroyed, and then it got back together. Perché è stata distrutta, poi è stata rifatta, ricostruita. Rifatta quella dall'Anticristo. Purtroppo, Dora, qui l'ha indovinato. Sì, è giusto, sì. Ha ragione. Con parole sue vuol dire sì, quello. Sì, sì. Siamo 37. 37 cioccolati. E io direi di cambiare gioco qui. Va bene. I told you not to do that. Te l'ho detto. Senti, di non chiedere. Per 10 cioccolatini... Perché la terra meravigliata va dietro la bestia? Cosa significa? For 10 chocolates, why the world wandered after the beast? What does it mean? Because he built back Rome, I guess. Perché ha ricostruito la Roma? Sì, risuscita l'impero romano. And everyone thought he was like God. He made us back, and because that was a big empire, and nobody thought he could get back together. But when he got back together, then everyone wondered after him. Tutti sono stati meravigliati perché quest'anticristo è riuscito a ricostruire l'ultimo impero. E purtroppo ha indovinato di nuovo. Ci prendiamo, ragazzi, perché sennò qui non so, non so se riusciamo a. Allora, quanti cioccolati siamo arrivati? How many chocolates does he have? One second. 37? No. 47. Wow. 47. 47 cioccolati. Non abbiamo 47 cioccolati. Non ce l'abbiamo neanche. No, Deborah che fa, lei che fa i cioccolati, ma li farà magari un po' piccolini. Deve magari farli minuscoli, minuscoli. Fare, perché sai fate, diciamo, fa anche male tutti questi cioccolati. Mommy will make some chocolates. Senti, but maybe she can make them very very small because they are not very healthy. Senti, oggi non c'è tempo, ma wait a minute dad, bisogna organizzare qualche domanda difficile qui, sennò qua il casino è sbanca. Dad, maybe we could I could with my chocolates slot and swap them for an ice cream for everyone. He would like to exchange. Sì. Vuole cambiare i cioccolatini for an ice cream for everyone. Per un gelato per tutti. Ah, so you want to share with everybody? Yeah. That's nice of you. That's so sweet. We can go out after lunch or before lunch. Vuole condividere e dice rinunciare ai suoi cioccolati per comprare un gelato per tutti. Oh, thank you, John. You're very thank sweet. Thank you, John. You're so sweet. Sei così dolce. Thank John. You, thank you. È un piacere perdere con te. Huh? It's nice losing with you. Super, Johnny. We bless love you. You. Bless you. Thank you, John. Va bene, allora ti do un bacio, John. I love you so much. Thank you, John. Bene, andiamo al prossimo. Huh? Guarda, la mamma ha portato... Oh, what is it? What is it? Tanti cioccolati. Oh, she brought chocolates. Guarda, sono look come at that. Sono come dei sono grandi come dei chicchi di riso cioccolatini. Alleluia. They're allora, really small. Possiamo, allora sono possiamo, veramente piccoli, dice John. Possiamo dare una quarantina di già 40 non si scherza. That's no problem. Bene, allora te ne do un anticipo qui. Jasmine, vieni qua un anticipo anche a te perché sei stata una brava giudice. E Giovanni? No, no, for the girls. Oh, wait, you. The one, wait, the and girls. Two. Questo per le ratte là. Ecco. Fratello Giuseppe, niente che lui è non ci ha fatto cattivo. Non li merita, fratello Giuseppe, lasciamo perdere. Thank you. Yes. Allora. Jasmine, anymore? Ancora un po' Jasmine? Thank you, John. Ok. Che dolce.
John sta prendendo i cioccolatini e sta distribuendo alle ragazze. Bravo, John. Sei un cavaliere coi fiocchi. Bravo. Thank you, so we're still getting our ice cream? Il gelato rimane valido? I guess so. Oh, okay. Lui dice, adesso che sono arrivati questi mini cioccolati, anche il gelato è ancora valido? Sì, d'accordo. Casomai facciamo pagare a Dora, che lei è la finanziera qua. Va bene, Dio vi benedica, allora, un bacino. Thank you, John. Thank you. Thank you for losing. Yes. Grazie che hai perso. Grazie che hai perso. E beh, si vede che, diciamo, ha imparato bene questi anni. Jasmine, God bless you. Thank you very much. I love you so much. Thank you. God bless you. E mettiamo un canto e poi andiamo, credo abbiamo una chiamata in Skype, un fratello che ci sta aspettando. Aspetta John finire di rispondere alle domande e dopo questo canto ci colleghiamo con Marius e ascoltiamo un canto dedicato ai bambini di Simone Cristicchi. Dice insegnami, i bambini ci possono insegnare tanto perché hanno quella semplicità e innocenza che noi adulti purtroppo spesso non l'abbiamo. E questo canto parla dei bambini e le cose che possiamo imparare da loro e voglio dedicare questo canto specialmente a Sergio e Gloria, i figli di Sabrina, i dolci figli che stanno imparando inglese e che hanno detto che spesso ascoltano le dirette. Un bacio Sergio e Gloria, vi vogliamo bene. Insegnami a guardare il mondo con il tuo sguardo, invitami a giocare rotolando sul pavimento, aiutami a trovare la purezza e l'innocenza e l'immensa meraviglia che sta nell'incoscienza. Insegnami nuove parole d'amore e poi come prendere a calci un dolore, a scacciare via tutti i fantasmi, i mostri e le streghe. Chiudo gli occhi e sento che ogni giorno insieme a te avrò il coraggio di sorridere se scendono due lacrime. E tu ci sei e sei come mi vorrei, come un miracolo. La vita è qui davanti a me. Perché più si diventa grandi più te la fai sotto. Quando meno te lo aspetti, ti arriva un cazzotto e ti risvegli che hai 30 anni e giochi a nascondino. Vorresti tutto il mondo chiuso in un pannolino. Promettimi che non farai il cantautore, di certo diventerai un uomo migliore. Aiutami ad imparare questo nuovo mestiere di padre. Chiudo gli occhi e sento che ogni giorno accanto a te avrò il coraggio di difenderti, soffiando via le nuvole. Apro gli occhi e tu ci sei e sei come mi vorrei, come un miracolo. La vita è qui davanti a te. Ti stupirai ogni volta e troverai anche un amore abbandonato.
Chiudi gli occhi e pensa che sarò sempre insieme a te.